E-Gay Sports. It's in the gay. E ragazzi, bentornati sul mio canale, altro episodio della carriera casuale con la ruota della fortuna. Oggi inizia un altro episodio dove inizieremo la seconda stagione dopo che ci siamo portati a casa la Coppa d'Olanda e abbiamo ceduto due giocatori che erano in lista trasferimenti da un bel po', e oggi ricominciamo con il campionato. Vi dirò subito che compreremo due attaccanti e un portiere, e cederemo anche due attaccanti e un portiere. Allora, intanto ragazzi, Brighitti, lista trasferimenti tipo seduta stante. De Jong partirà. De Jong, ragazzi, partirà in prestito dal Werder Brema e ci starà due anni, quindi acquisteremo due portieri. Per quanto riguarda gli attaccanti, Maric partirà. Abbiamo diritto di veto su Lunt e Solanke. Ciò significa che Zeka, Bogaerts, Davidson e Rosolek partiranno. E signori, due di questi quattro partiranno. Vediamo che è il primo ad andarsene ed è Bogaerts, perfetto. È un 55 che non ci serve a nulla. Mentre il secondo, speriamo non sia Zeka. E invece è proprio Zeka. Peccato, peccato ragazzi. Tra l'altro sicuramente non verrà venduto a cifre più alte di quanto l'abbiamo comprato. Quindi Davison e Rosolek ci resteranno sul gruppone, fantastico. Andiamo per gli acquisti. Abbiamo qui due attaccanti e un portiere. Andremo per il portiere, e a me va benissimo. Lo andremo a pescare in Serie B italiana, finalmente. Vediamo qual è la squadra che ci cederà il suo portiere. Il Cittadella. Oddio, oddio, oddio. Io punterei Filippo Manfrin, 19 anni. Vediamo che sola ci rifilano. Ho 1.350.000 di clausola, perfetto. Ti do 1.000. Perfetto. È un 59. Poteva andare meglio. Il primo attaccante, ragazzi, proverrà dal campionato, dall'Eredivisie. Sì, sì. Buonissimo campionato. Non io che sto sperando che esca l'Ajax per tipo prendermi Bergwijn. Attenzione! Sì, l'attaccante dell'Ajax! Godo malissimo! Godo malissimo, ragazzi! Godo malissimo! L'attaccante dell'Ajax! Non poteva andarci meglio, ma poi andare a rubare giocatori da loro tipo è bellissimo. Allora, il cuore dice Tadic. La razionalità dice Bergwijn, ma la professionalità, la testa, dicono Brobbey. Se ti do Zeka più 20 milioni, tipo 38 milioni, e Zeka lo vogliono. Ok, riusciamo a abbassare a 30? Uff, 8 milioni risparmiati. Cioè, a sto punto è stato perfetto, perché io ho dato via Zeka, sempre che riesca a prenderlo adesso. Chiede lui, a posto. E allora Zeka lascia il posto a Brobbey, ragazzi. È un acquisto da mille e una notte questo. È un acquisto da mille e una notte, perché lui andrà in coppia d'attacco. Dov'è? Dove sei? Oh, con Solanke. Solanke e Brobbey, ragazzi, sarà un campionato di quelli assurdi. Di quelli veramente che ci risogniamo. Adesso, se riuscissi anche a piazzare Bogaerts, sarebbe perfetto. Intanto lo andiamo a pescare in Libertadores. E ragazzi, è uscito l'Atletico Mineiro, e per il meme sarà Formo Sandrigno, per forza. È un 75 forse, tipo. Vediamo se riesco ad appioppargli Bogaerts e magari un equivalente di 10 milioni. Va bene, va bene. Vuole essere cruciale proprio così. Il meme, Formo Sandrigno, 5 anni. 35.000. Ok, Formo Sandrigno. E tra l'altro mi sono ricordato, ragazzi, che ci sarebbe anche un terzo attaccante da comprare, perché mo che ci penso, non abbiamo venduto l'attaccante che io voglio venga venduto. È un 75 che comunque fa comodo, perché io voglio vendere Rosolek e prendermi un altro rinforzo. Sì, ragazzi, è passato qualche giorno, non vi preoccupate. Se vedete delle maglie diverse, perché ne ho approfittato questi giorni per
rivedere un po' la carriera e modificare anche le maglie, perché non è che mi tengo la stessa maglia tutta la carriera, no. Dato che ho la possibilità, fortunatamente, di modificarle, questa sarà la maglia, la prima della prossima stagione. Le altre due le vedrete in corso d'opera. E direi di andare avanti soprattutto per il fatto che alcuni giocatori lasceranno la squadra in questo esatto istante. Appunto, Janssen, Bakker, Maric, De Jong e Willems. Quindi, scremata la cosa, siamo rimasti con tre portieri: Manfrin, Jacobs e Birighitti. Quindi Jacobs si riprende il posto da titolare. Mena, Thomas, Jacobs, Bakker, Baran, Leskovic, Popovic, Jacobs e Simone in difesa. Bakker, Peters, Jacobs, Salinas, Andrezevic, Peters, Meyer, Colwill, Joaquin, Sanders a centrocampo, Solanke, Brobbey, Lunt, Forma Sandrigno, Bogax, Davidson e Rosolek in attacco. Consideriamo che Birighitti, ragazzi, è sul mercato, quindi appena verrà venduto proveremo ad acquistare un altro portiere. Intanto, per quanto riguarda la difesa, abbiamo Jacobs che è sul mercato anche lui, quindi sbloccherà la situazione appena tutto sarà risolto. Stesso discorso al centrocampo: Jacobs e Salinas sono praticamente i due giocatori in più che abbiamo acquistato tramite il vivaio, quindi loro certamente rimarranno, saliranno a 10 centrocampisti, mentre Sanders partirà perché è sul mercato. A questo punto però voglio sfoltire la rosa ulteriormente e allora mettere anche Peters sul mercato, che ha 36 anni, ragazzi. L'attacco, ragazzi, è l'unica cosa che non è stabile, tranne Bogax, che ho messo sul mercato e vedremo se partirà o no. Qua ci chiedono Kai Peters, vi garberebbe, rifiuta un tronco, vaffanculo, Valencia, vai. Bogax. Oh, prima richiesta per Bogax. 320 massimo quello che possiamo chiedere, 320 offrono. Meglio di così, a meno poi convinciamo di nuovo con la scorribanda dell'attacco. Prima partita stagionale, ragazzi, contro il Saragozza. Vediamo come va a finire. 1-1, gol ovviamente di Brobbey. E certo. Quel che l'ho pagato, ragazzi. Ci mancherebbe anche Bogax, se ne va. È lui? Yes, che è lui. Millwall contro Vanide. Vi faccio vedere le altre maglie comunque. Questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza. La terza è rimasta con lo stesso design di quella precedente. Comunque porta un cazzo delle maglie, tanto devo simulare. E ce la portiamo a casa con Solanke e Brobbey, la coppia d'attacco. Terza amichevole contro la Portimonense. Mi immagino una vittoria 0-0. Sbaglia il rigore Solanke. Ma è possibile, ragazzi, che il campionato cominci il 30 luglio? Ma non è normale che inizi il 30 luglio? Okay, guys, thanks very much. We'll start the questions now. Bah, quest'anno punto a un piazzamento almeno in Europa League, ragazzi, eh? Ma dato dal campionato, non dalla coppa. E non si può giocare con sta maglia qua, però. Attenzione che c'è qualcuno in quella Z lì. A centrocampo, esattamente lui. Esattamente, rosso-nero, esattamente lui. Io faccio partire Formo Sandrigno al posto di Solanke, perché coglione, hai sbagliato il rigore, allora ti meriti la panchina. Poi voglio Bakker e Jacobs in porta perché c'è Birighitti. Va bene, esattamente come il campionato precedente, la visuale di merda, iniziamo contro la Z. Vabbè, un po' come Milan, ragazzi, che inizia ogni campionato contro l'Udinese. Inizio subito a questo destro, Jacobs. Fuori gioco, fuori gioco! Oh! Cosa? Ma cosa è successo? Arbitro! Joaquin, Brobbey, con la numero 10! La parata di Ryan! Formo Sandrigno, Brobbey regolare, Brobbey! E la lascia! No, ragazzi! Aspettate un secondo, ok? Gol di Peters, però c'è. Raga, ha sbagliato un gol a porta vuota. Cioè, ha sbagliato il gol della merda senza portiere. Cioè, Andrezevic, questa è grave. Peters dentro. Brobbey col pallonetto, la traversa. Ma noi abbiamo una sfiga assurda. Attenzione, questo è gol. Jacobs invece. Paratone. Paratone. Mi sa che lo prendiamo adesso. Jacobs ancora. Che paratone, ragazzi. È tornato.
È tornato il nostro Jacobs, Brobbey. In contropiede, stavolta te la butto nel culo, Brobbey. Brobbey! Primo gol in gare ufficiali per l'ex Ajax. Brobbey si concede il balletto. Certo, potevate metterlo anche dall'altra parte dei pantaloncini il numero, Tirchi di merda. Dai, al 3-0 quinto, dai. Brobbey dentro. Formoso Andrigno non l'aggancia. Sono un coglione io perché potevo tranquillamente tirare di testa o al volo. Ho voluto fare la magia e ovviamente il gioco non era d'accordo. Simon, Formoso Andrigno al volo! Posizione regolare, Formoso Andrigno, il brasiliano 3-0. Stop di petto, tiro al volo dell'ex Atletico Mineiro. Segna anche lui, ragazzi, lui è un'icona di FIFA, un'icona assoluta. Vai al risultato, tanto hanno fatto il gol del 3-1. Bravi, toh, che vi devo dire. Attenzione perché abbiamo un nuovo wonderkid. Shalabalala, mi ricorda qualcosa lui, Shalabalala. Uno dei meme su FIFA più grossi mai esistiti. Il Napoli ha preso Rafa. Sti cazzi, gran giocatore. Nazionale Irlanda. Ma va a cagare, vai. Fuori casa contro l'Ajax, si devono vendicare questi. Ci faranno il culo a stelle e a strisce. E invece è finita 1-1. E siamo stati coglioni perché all'88esimo abbiamo preso il gol del pareggio. Potevamo vincerla. Vogliono Bakker, ma non credo proprio. Ma guarda, togliti dalla testa. In casa contro il Volendam, che ha un punto solo. E allora faccio partire, ragazzi, Jacobs, titolare. Titolare anche Colwill. Bakker, va bene, simuliamo. Varane espulso. Anche qua ci siamo fatti riprendere. Go ahead Eagles. Ci tocca sostituire Varane. Vabbè, abbiamo Bakker. 3-1, tripletta di Brobbey. Tripletta, signori. Si è sbloccato il fenomeno. Attenzione, perché ci sono state le estrazioni dei gironi. I sorteggi sono avvenuti. E quindi andiamo a vedere con chi siamo nel girone. Helsinki, Borussia Mönchengladbach e Lazio. Di lusso, va benissimo. Cioè, prendo e porto a casa. Comunque, in casa contro l'Excelsior, vado con i super titolari. Ed è un bel 2-1, Bakker e Peters. Leskovic non è in lista. Attenzione perché Luca Peters è richiesto dal Alanyaspor. Accetto l'offerta. 36 anni, 56, cioè proprio vi volete male, Proprio una merda di giocatore volete prendere. Tanto Bagnez per 47 milioni al Bayer Leverkusen, spiegatemelo. E se ne va così. Abbiamo venduto Luca Peters, che tra l'altro era anche in scadenza di contratto, che non avrei mai rinnovato. Meglio così. Ragazzi, il mercato finisce qui. Due attaccanti e un portiere abbiamo comprato. Va bene così. Avrei sperato magari in un centrocampista, però alla fine va bene lo stesso. Grazie per il premio allenatore, sono molto onorato. Ci chiedono solo anche 26 milioni, rifiuto. Tocca all'Utrecht, che ha 4 punti. Vedo di rimaneggiare un po' la formazione. Allora, un Formoso Andrigno per Solanke ci può stare. Brobbey è già 80, sto qua va da solo. Un Bakker per Baran pure. Un bel Colwill selvatico per Andrijašević, che tra l'altro è già 70 Colwill. Vi dirò, anche un Tomas per Mena. Perché no? Faccio giocare Jacobs per Peters. E Peters lo porto in panchina al posto di Rosolek. Simuliamo 1-1. Comunque siamo ancora imbattuti. Giallo per Brobbey. E arriva la nostra prima partita di Europa League in casa col Helsinki, che tra l'altro sfidò la Roma, credo, nell'ultima Europa League. Non si può giocare con queste maglie, signori. Maglia gialla è buona, cioè, così difficile. Allora, io ridò fiducia a Formoso Andrigno e a Colwill. Anzi, mi gioco la carta Salinas stavolta. E si gioca di giorno in casa nel nuovo stadio, che praticamente è molto simile a quello vecchio. Abbiamo le porte triangolari bianche, nere e verdi. Vanide contro Helsinki. Non sembra proprio l'atmosfera da Europa League. Sembra proprio quasi da finale di Conference League. Così col giorno che se ne sta andando. Comunque sia, c'è Jacobs, non so perché, come tifo in tribuna. Tutti ovviamente a 0 punti. E batteranno loro. Colwill subito dentro per il sinistro di Brobbey, che la sblocca così. Kick off glitch pazzesco, però noi sbatte cazzo perché Brobbey segna il gol dell'1-0. Esultano tutti gli olandesi presenti, olandesi e non, e inaugura così il suo nuovo 80 di overall. Attenzione!
attenzione a Joaquin, come gli è andato via il difensore. Come gli è andato via. C'è Brobey che va in spaccata per il 2-0. Ancora lui, ancora l'ex Ajax, ancora il nostro pupillo assoluto Brobey. Sta maglia, ragazzi, è bruttissima. Cioè, la ruota della fortuna mi ha voluto veramente male con sta maglia. Formo Sandrigno l'appoggia, Joaquin al volo, 3-0 in 15 minuti. È assurdo, ragazzi, è assolutamente assurda questa cosa. Addirittura 3-0, e allora io tento anche di quittare la partita. Porca puttana, 3-2. Va bene, ci siamo portati a casa. Ecco perché una volta aspettavo la fine del primo tempo prima di quittare. Comunque in casa contro la Vitesse devo sostituire qualcuno. Brobey è esanime, allora metto Lunt e Solanke. La vecchia coppia, Bakker per Baran, Meyer sulla destra per una volta. E gli altri li devo lasciare così per forza. Ed è ancora 1-1 all'89esimo, cioè, ma ragazzi, ma fate schifo al cazzo però, fatevelo dire. I rinvini in campionato, turnover. Voglio Formo, Sandrigno e Lunt. Spero di non pentirmene. Colwill, Thomas e Jacobs. Prima sconfitta? No, 2-0, Formo, Sandrigno e Lunt, appunto. Perfetto. Borussia Mönchengladbach. Va bene la terza maglia, ma sì, c'è Pasalic. Oddio, beh, terza maglia forse è un cazzo, era meglio quella gialla. Attenzione a questo sinistro. Dal fondo, vero? Bravo. Rimpallo, rimpallo, Solanke. Attenzione a questo sinistro, Jacobs. La paratona. Contropiede, 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 contropiede. Andrijašević, che palla! Mette. Fra, era per Brobey, ha premuto quadrato. Fai come ti pare. Brobey, Brobey. Peters, Omlin, paratona. Bella, questa è bellissima, la parata, la colpo di testa e la rete. Chi ha segnato? Andrijašević? No, no, non ha segnato Andrijašević, ha segnato Joaquin. Palla vagante, colpo di testa, svetta sopra i difensori. E più che altro qua è proprio tordello il portiere, ragazzi. Come fai a non prendere una palla così, dai? Hoffman, attenzione al kick off glitch, però parala, no, almeno i pugni verso l'esterno della rete. No, cioè, insomma, dentro il campo, ci siamo capiti, dai, c'è Brobey rotto, c'è Brobey rotto! E tra poco è il pareggio, invece c'è il pareggio stesso. Pareggio, praticamente gol uguale a quello che abbiamo segnato noi, solo da un'angolazione diversa. 1-1, gol del Mönchengladbach, che comunque spingeva. Noi potevamo averne fatti almeno un altro, sicuro. Non abbiamo approfittato, ed è giusto così. E vi faccio notare che Brobey è il primo giocatore sopra l'80 che abbiamo in rosa alla seconda stagione. Giochiamo nell'Eredivisie, fantastico. No, 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 Pasalic. Con quello che ha fatto gol, adesso quello che ha fatto gol è Pasalic, contropiede. Sono forti questi, sono forti, ragazzi. Poi con Brobey rotto voglio ridere proprio. Formo Sandrin. Ah. Mi puzza, mi puzza, mi puzza, mi puzza, mi puzza. Bloccala, bloccala, bloccala. Non la blocca. O almeno se non la devi bloccare, evita di mandare il calcio d'angolo in queste situazioni. Invece no. In questo momento, ragazzi, in cui il gioco comincia a darti tutto contro. Guarda qua. Palla che era praticamente intercettata, non l'ha fatta intercettare. Peters. È regolare. Non è regolare. Non è. Questo è il momento in cui il gioco comincia a darti tutto contro. Dentro e c'è il pareggio. C'è il pareggio di Solanke, ragazzi. Al 91esimo, anche se Solanke il gol aveva già fatto, che non fosse regolare lo sapevamo, però
Io ripeto, quando ho passato la palla a Solanke era in gioco. Era in gioco. E poi quando l'ha passata al gioco, invece, non era più in gioco. Va bene, abbiamo salvato la faccia. Almeno abbiamo tolto punti a Borussia Mönchengladbach, che forse è la cosa più importante. Questa partita poteva essere giocata assai meglio. Lunt e Solanke per la prossima partita, perché Brob è fuori per 5 giorni. Loro faccio turnover contro lo Sparta Rotterdam, vaffanculo. E comunque 3-1. Attenzione, ci chiedono Cedric Jacobs. Accetto l'offerta. Vattene, ti prego, vattene, ti prego. Intanto Cambur contro Vanide. Abbiamo per caso l'Europa League? Sì, con la Lazio, quindi turnover. Formoso Andrigno e Lunt davanti. 2-0, Thomas, Formoso Andrigno. Ah, sei. Cedric Jacobs ceduto. E allora adesso, ragazzi, possiamo rifarci la difesa. Che non è una cosa da poco. Perché adesso veramente possiamo sperare nel colpaccio tipo Brobbey in difesa. Nonostante non sia mercato, possiamo fare mercato. Quindi partiamo dalle vendite. E allora, diritto di veto su Jacobs e Packer, per forza. Allora, due tra questi se ne andranno. Vediamo chi è il primo a partire. Sarà Thomas. Terzino sinistro 67. Peccato. Peccato perché, ragazzi, era il futuro sostituto di Mena. Shuffle. Il prossimo che parte, ragazzi, sarà Simon. Perdiamo i terzini, ragazzi. Quello che invece voglio che se ne vada io è Mena. 35 anni, ragazzi. Ok, mercato incentrato sui terzini, per forza. Allora, il primo difensore proverrà da la Liga Santander, che è la Serie B spagnola. Vediamo quale tra queste squadre sarà quella che ci darà il giocatore. Sarà Mirandes. Andiamo bene. Io vado per Alejandro Barbu e andremo poi a trattare. Ha una clausola accessoria di 2.250.000, perfetto. Il secondo lo peschiamo dalla Serie B italiana. Serie A no, Però attenzione, perché essendo la seconda stagione ci sono alcune squadre che sono retrocesse. Quindi magari qualche sorpresina ci può anche essere. Vediamo a chi tocca, ragazzi. Ad esempio, c'è un Lecce che potrebbe essere Venezia. Non ha una grande squadra. E ragazzi, io tra tutti quanti vado su Antonio Candela e lo farò terzino destro, che devo fare. Il terzo, ti prego, dammelo buono. Ti prego. No, non era la Liga per nulla. Per nulla la Libertadores. Cazzo, sono un casino di squadre. Queste sono le squadre, ragazzi. Ce ne sono alcune forti, tipo Corinthians, Palmeiras, Atletico Mineiro, Aucas, perfetto. Scarsissimi. Il bello è che sono tutti scarsi e fanno cacare. Ma questo l'avete visto, ragazzi. Che roba. E vado per Dario Aymar. Andiamo con Alejandro Barbu. Turnover, direi, è il minimo. 5 anni di contratto. Chiedevi lo stipendio, va bene. Antonio Candela, almeno lui potenziale ce l'ha. Gli do Thomas più 1.500.000. Almeno ce lo siamo tolti dalle palle. Turnover 5 anni, niente clausola, chiedevi lo stipendio, va bene. La società tipo mi vorrà malissimo per questa cosa, però è la regola. Aia, non è in vendita, quindi abbiamo diritto a cambiare squadra. Per forza. Anche perché non ci sono alternative nel suo ruolo. Quindi di nuovo la ruota della fortuna. La Liga. State a vedere, mi esce tipo la merda più assoluta. Vediamo. Speriamo un Barcellona o Real Madrid. Villarreal. Ok. Meglio di chi stava sotto e sopra, sicuramente. Ok, escluderei Rulabiol. C'è Kalulu. Attenzione che c'è Kalulu. 90 milioni di clausola. Che cazzo è sta roba? C'è Pierino. Che tra l'altro Kalulu gioca anche terzino. Perché gioca terzino Kalulu? Attenzione. E qua, ragazzi, Timber, White e Kalulu attirano. Timber è più giovane e c'ha il potenziale più alto. Quindi io tento Timber. E ce l'avrei i soldi. Però magari iniziare la trattativa, no? Simon più 100 milioni. 100 milioni senza Simon, va bene, ho risparmiato 10 milioni. E attenzione, perché questo è forte. Sarà il terzino destro titolare in assoluto, cruciale, certo. Grazie, grazie squadra sudamericana che non ci dà tutto giocatore di merda per lasciarci Timber. Io avrei preso, sinceramente, a parte valeva 40 milioni, quindi 50 milioni buttati al cazzo. Sinceramente avrei preferito Kalulu per il cuore, però questo qua c'ha il potenziale più alto. Dal momento di Vani del Lazio, 4 punti noi, 3 loro. Via.